Un anno di attività analizzato dal prefetto di Pescara Giancarlo De Vincenzo. Tanti dati, ma soprattutto un giudizio positivo della realtà cittadina. Pescara si conferma polo di attrazione, ha sottolineato il prefetto, e sotto il profilo della sicurezza la situazione è sotto controllo grazie allo sforzo di tutte le componenti, dagli enti alle forze dell'ordine. Certo, bisogna continuare a lavorare, tenuto conto che è stato un anno segnato dall'emergenza sanitaria. È un anno complesso, difficile, legato ovviamente per le problematiche conseguenti alla pandemia, ma anche un territorio molto vivace, dinamico, e a mio avviso questo è un territorio in crescita. Non vedo grandi realtà nella fascia adriatica come questa pescarese, se partiamo, diciamo così, da grandi aree urbane, quindi un giudizio estremamente positivo. Bisogna lavorare, io sono a favore del lavoro artigianale, cioè del lavoro quotidiano, senza enfasi e senza sottovalutazione. Mi può dire una criticità su cui lavorerete in particolare? Ma più che criticità, io non vedrei criticità particolare, direi quelli che sono gli aspetti sui quali lavoreremo. Sicuramente continueremo sulle problematiche correnti, sulla sicurezza. Un aspetto sul quale stiamo già lavorando col Ministero è quello sulle risorse per il risanamento, il recupero e soprattutto la valorizzazione dei beni del FEC, delle chiese che ci sono qui di proprietà appunto delle fonde di edifici di culti, a valere sulle risorse del PNR, quindi così come sviluppare ancora quell'iniziativa che abbiamo avviato sul tavolo sulle periferie, inteso non esclusivamente come tavolo periferia, come luogo geografico, ma come momento di riflessione dal punto di vista sociale, diciamo così, delle situazioni più complesse del territorio. Il prefetto ha quindi rimarcato il lavoro di controllo svolto sul fronte dell'immigrazione con la chiusura di 5 centri di accoglienza su 7 per inadempienze amministrative e la costante lotta all'usura e all'estorsione. Sotto quest'ultimo aspetto è fondamentale, ha concluso il prefetto, dare maggiore spazio alle iniziative culturali che devono raggiungere soprattutto le aree più periferiche del territorio.